questo è il primo giorno effettivo di esplorazione di porto. Ieri abbiamo gironzolato un po' a caso, un po' no, perché mi ero dimenticata la guida in camera e quindi avevamo solo una cartina, abbiamo gironzolato un po' così e poi eravamo comunque stanchi, non stavamo tanto bene, quindi siamo tornate comunque in camera presto. E quindi oggi ci daremo all'esplorazione, penso che andremo nella zona della Ribeira, cominceremo da lì e poi vediamo. Ora come ora, credo che Lisbona mi piaccia di più di Porto. L'idea che ho avuto ieri di Porto non è stata molto bella. Spero che la parte del fiume, le sponde del fiume siano un po' più carine da vedere. Comunque, adesso andiamo a fare colazione e poi ci avventuriamo. Ok, oggi a Porto è una bellissima giornata, c'è vento, il vento è fresco, non c'è caldo e mi mangio i capelli. Allora, questo qua dietro, dov'è mia sorella, se si può Ora mi sposto. accomodare, questo qui dietro è il ponte Dom Lui I. Che l'ha appena studiato, Non me voleva. li ricordo ovviamente, cioè volevo dirlo, ma può anche essere che quello che dica sia sbagliato. Noi siamo nella zona Villanova de Gaia, che è appunto quella dall'altra parte del fiume, di cui ora non ricordo il nome, ricordo solo l'iniziale che è la D. E di là, sempre se mia sorella si sposta la testa, grazie, questa zona qui è la Ribeira. No, sì, di qua, no, di là. La Una delle Ribeira, due parti. no, di là, è la Ribeira, che dopo andremo a vedere, a visitare, che è carina, scusa, si scusa. È carina a visitare appunto per tutte le casettine messe così, tutte belle pastelle. Anche se in realtà poi presumo si vedono meglio dall'altra sponda del fiume. Stiamo cercando di capire qual era la soluzione migliore per fare meno salite possibili. Quindi penso che andremo giù o con la teleferica o a piedi, che c'è appunto la teleferica carina che ti porta giù, anche se non è molto economica. Poi facciamo il giretto giù da questa parte, passiamo sotto il ponte a piedi dall'altra e poi di su, di nuovo, per tornare su, prendiamo come si chiama, tipo quelle specie di elevatori che ti portano Si su. vede là Si nell'angolino, non vede. so, vabbè. Perché queste solite discese non ce la possiamo fare. Beh, anche poi il settimo giorno. Sì, quindi siamo un po' stanchine. Siamo un po' perite. E vabbè, quindi adesso ci diamo di nuovo all'esplorazione. Porto è giù, chiaro, il fatto che mi metto a registrare. Comunque Porto è leggermente più ventoso, poco, pochissimo. Se mi arrivo Siamo anche via sul col vento. fiume e nel punto più alto, cioè nel punto più alto, Mio Dio! È l'altra cosa della videocamera. Il piatto che vi ho appena fatto vedere si chiama francesina ed è un piatto tipico portoghese, almeno qua l'ho visto, non portoghese di Porto, l'ho visto in tantissimi posti. E, la macchina che mi passa.
A me personalmente non mi ha fatto impazzire, è una, diciamo, una derivazione dal croque monsieur francese, ma è molto più, è tipo mischiato in una specie di sughino che può anche essere piccante, e non mi ha fatto impazzire, era enorme, ne abbiamo preso i due in due, ma uno in due era sufficiente probabilmente. È strano, non è male, però magari provatelo. Non so cosa si senta, comunque siamo venuti a fare, a vedere la visita a una cantina di Porto, di una delle tante cantine che producono Porto, e adesso stiamo facendo la degustazione, o meglio, io la sto facendo perché mia sorella non ha molto dell'idea di bere il vino che lei non piace, quindi questo è quello bianco che è indicato come aperitivo, sentiamo. Buono, questo è l'area meno alcolico, secondo me ti piace di più. Questo è più delicato, buono. Questo è più delicato. Che cattiva che sei. Una grande estimatrice di vini, ancora vi dirò cosa ne penso di questo vino bianco di Porto, di San Marino. Da una che non beve vino e che gli fa schifo l'alcol, continua a avere la faccia schifata, ma apprezzo il tentativo, grazie. Super alcolico. Eh sì, 20 gradi fa. Forse dovrei aspettare un attimo prima di bere l'altro, visto che fa 20 gradi, però vabbè, assaggiamo anche quello rosso. Molto buono anche questo, a me piace un sacco il Porto. È buono, molto buono, forse preferisco il bianco. Questo è più corposo come sapore. Per me un giro nelle cantine di Porto, se venite in Portogallo, vale la pena farlo.